Vi è mai capitato di perdere un combattimento a causa di una mossa super efficace e chiedervi: ma per che cazzo di motivo lo psico è super efficace sul veleno? Ecco, in questo video proverò insieme ad alcuni miei amici a darvi delle spiegazioni razionali alle efficace delle mosse. Prima di iniziare vi invito a passare dai loro canali in descrizione, sono Rocket25, Frost26 e Ambibon79. Mi raccomando, se non siete già iscritti, iscrivetevi perché meritano davvero tanto. Detto ciò, via col video! Il tipo acciaio è debole al tipo fuoco, lotta e terra. Il fuoco perché il calore è in grado di sciogliere il metallo. Il tipo terra perché, come spesso purtroppo vediamo, i terremoti o comunque le catastrofi terrestri possono distruggere qualsiasi struttura metallica. Mentre il tipo lotta perché il metallo, subendo un forte impatto, si spezza, non essendo un elemento in grado di assorbirlo. Il tipo acqua è debole contro i tipi elettro e i tipi erba. Questo perché le piante assorbono acqua per crescere, mentre la corrente a contatto con l'acqua aumenta visibilmente di potenza, essendo quest'ultima un ottimo conduttore di elettricità. Gli spettri sono deboli a se stessi e al tipo buio. Nel primo caso, solo un fantasma può avere un contatto diretto con un altro fantasma, mentre il tipo buio, rappresentante della malvagità e quindi dei malvagi, non si presta ad avere paure, esattamente come i cattivi di qualsiasi storia che si rispetti. Il coleottero è debole ai tipi fuoco, roccia e volante. Tipo volante perché gli uccelli si nutrono degli insetti. Al tipo fuoco perché i coleotteri sono molto vulnerabili al calore. E chi da bambino non andava a bruciare le povere formiche con la lente di ingrandimento? Infine dal tipo roccia perché, non avendo uno scheletro interno, gli insetti vengono facilmente smaciullati con una pietra. Il tipo drago è vulnerabile a se stesso, al ghiaccio e al folletto. Nel primo caso, quando si parla di mitologia, i draghi sono creature che nessuna forza naturale può sconfiggere, dunque solo un drago può affrontare ad armi pari e vincere un altro drago. Il tipo ghiaccio invece perché, in quanto rettili, i draghi possiedono sangue freddo, ergo detestano le basse temperature. E per concludere il tipo folletto perché nelle mitologie orientali le fate potevano addomesticare banalmente i dragoni. Il tipo elettro è debole solo al tipo terra. Questo perché quando un fulmine si schianta al suolo la sua forza non si propaga, non essendo il terreno un conduttore di elettricità. I Pokémon di tipo lotta soffrono contro i tipo psico, volante e folletto. Tipo psico perché la mente prevale sulla forza bruta. Tipo volante perché la capacità di muoversi per il cielo rende il combattimento terra a terra totalmente inutile. Ed infine tipo folletto perché la magia è superiore alla semplice forza. Il folletto è svantaggiato contro i tipi acciaio e veleno. Secondo l'antica tradizione europea, infatti, le fate erano deboli a ciò che era freddo ed inanimato, come l'acciaio, mentre il veleno rappresenta la contaminazione, che danneggia la purezza del folletto. Il tipo fuoco è debole contro i tipi acqua, roccia e terra. Il tipo acqua perché essa estingue le fiamme. Il tipo roccia perché la pietra è un elemento incapace di prendere fuoco. Ed inoltre è possibile spegnere incendi con pietre di grosse dimensioni. Ed infine tipo terra perché, esattamente come gli altri due, è in grado di affievolire qualsiasi fiamma. Il tipo ghiaccio è vulnerabile solamente ai tipi lotta, fuoco, acciaio e roccia. Il primo perché una tecnica di addestramento che i lottatori adottano è spaccare le lastre di ghiaccio. Il tipo fuoco perché le fiamme sciolgono il ghiaccio. E infine tipo acciaio e roccia invece sono due elementi che non possono essere minimamente scalfiti dal gelo, in quanto molto più resistenti al ghiaccio. Il tipo buio è invece vulnerabile ai tipi lotta, coleottero e folletto. Qui la cosa è più interessante. Tipo lotta perché la filosofia del combattente è affrontare le proprie paure e la paura del buio è una delle più frequenti del genere umano. Il tipo coleottero perché gli insetti sono in grado di muoversi nell'oscurità grazie ai loro sensi ultra sviluppati. Mentre infine il tipo folletto perché le fate sono legate alla luce che rischiara il buio. Il tipo normale è svantaggiato solo contro il tipo lotta perché un lottatore addestrato può facilmente sconfiggere una persona normale. Infatti The Rock può tranquillamente spaccarti la faccia. Il tipo psico è debole contro i tipi buio, spettro e coleottero. Questa è forse la più curiosa e anche la più conosciuta. Infatti essi rappresentano le tre fobie più diffuse tra il genere umano. Quella del buio, appunto, del paranormale, in particolare dei fantasmi e degli spettri, e infine degli insetti e quindi dei coleotteri.
Il tipo roccia è svantaggiato di fronte ai tipi acqua, terra, erba, acciaio e anche il tipo lotta. Il tipo acqua perché le rocce alla lunga vengono corrose da essa. Il tipo terra perché i terremoti possono frantumare intere montagne. Il tipo erba perché le radici delle piante penetrano nella roccia. Per il tipo ghiaccio perché esso è molto più duro rispetto alle rocce. E infine per il tipo lotta perché esattamente come per il ghiaccio i lottatori si potenziano frantumando le rocce. Il tipo erba è debole contro i tipi fuoco, veleno, ghiaccio, volante e coleottero. Fuoco perché le piante vengono bruciate da esso, veleno perché gli elementi tossici inquinano la natura e per relazione anche le piante. Tipo ghiaccio perché in un ambiente con temperature estreme una pianta non potrebbe vivere e tra l'altro i vegetali possono essere congelati facilmente. Ed infine tipo volante perché moltissimi uccelli si nutrono di frutti provenienti da piante. Discorso applicabile anche ai coleotteri che si nutrono delle loro foglie. Il tipo terra soffre i tipi erba, ghiaccio e acqua. Tipo erba perché le piante prendono nutrimento dalla terra. Mentre il tipo ghiaccio e il tipo acqua perché causano continue mutazioni alla terra. Il veleno è svantaggiato contro tipi psico e terra. Tipo psico perché i veleni in generale intaccano solo il corpo e non la mente, che invece rimane lucida. Mentre il tipo terra perché animali come i cobra, ingerendo quantità di terra, possono perdere l'efficacia della propria tossina. Infine, il tipo volante è debole contro i tipi ghiaccio, roccia ed elettro. Il ghiaccio, infatti, non permette agli uccelli di vivere. Essi, difatti, migrano. Il tipo roccia, perché... Beh, avete mai provato a tirare il sasso agli uccelli? Ecco, appunto. E per ultimo, il tipo elettro, dato che l'elettricità dei cavi d'alta tensione causa sempre più morti tra le popolazioni di uccelli. Bene ragazzi, anche questo video termina qua, spero che vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi non solo al mio canale ma anche ai canali che troverete in descrizione. Tra l'altro ringrazio i miei tre bro perché hanno registrato queste parti veramente in tempo record, hanno permesso a questo video di uscire quest'oggi. E niente, passate dai social che trovate in descrizione, soprattutto al gruppo Telegram dove ci saremo tutti e quattro. E noi ci becchiamo in un prossimo video!